Luca, innanzitutto come stai? Sto migliorando, sto un po' meglio, però non ancora bene, spero di rientrare il prima possibile. Da escludere però un tuo impegno nella gara di domenica a Perugia? Ma mi auguro di fare il possibile per esserci, cioè io farò il possibile, però è molto difficile. È un problema al ginocchio sinistro, al tendine rotuleo, quindi è un'infiammazione del tendine rotuleo che mi sta dando qualche problemino che spero di risolvere. Un Pescara Palmiero dipendente, perché quando tu non sei disponibile, quando non giochi, spesso Zauri cambia modulo, è successo anche nella gara con la Cremonese. Tutti dicono sostituire Palmiero in questo Pescara non è semplice, e quindi quando non c'è Palmiero spesso si cambia modulo. No, penso che comunque chi abbia giocato al mio posto anche durante l'infortunio precedente abbia sempre fatto ottime prestazioni. Non credo che si possa parlare di un Pescara Palmiero dipendente, perché ripeto, chi ha giocato al posto mio nel mio ruolo ha sempre fatto grandi partite e grandi prestazioni, quindi secondo me è anche brutto parlare di un Pescara Palmiero dipendente, perché per me non è così. I numeri sorridono al Pescara in queste ultime giornate, ma si guarda questa partita di Perugia sicuramente difficile sulla carta. Sì, siamo in un momento positivo, speriamo di continuare a ottenere risultati positivi il più a lungo possibile. Perugia sappiamo che è una partita difficile, loro vengono da una brutta sconfitta a Pordenone e quindi sappiamo che sarà una partita, diciamo, molto tosta, molto basata sul ritmo, sull'agonismo. Sono due squadre forti che si affrontano e quindi può succedere di tutto, però noi ce la metteremo tutto. Luca, cosa è cambiato rispetto alle prime settimane, alle prime giornate di campionato, perché stiamo vedendo un Pescara diverso e anche risultati diversi? Sì, vabbè, comunque non è facile trovare la quadra per una squadra nuova fin da subito. Noi ci abbiamo messo qualche partita in più e speriamo di continuare a fornire prestazioni come abbiamo fatto nell'ultimo periodo, quindi speriamo di aver trovato la quadratura, diciamo, del cerchio definitivamente, e speriamo di continuare così.